già stiamo avendo purtroppo dei numerosi casi di positività in pazienti completamente asintomatici. Questo ci dice che quello che stiamo facendo è giustificabilissimo e quindi è molto importante. Quindi individuare persone che stanno perfettamente bene e che sono purtroppo positive al virus, che quindi verranno screenate meglio e isolate insieme con i familiari e le persone con cui sono a contatto. Quindi ripeto, poiché stiamo trovando diversi casi, molti casi di positivi asintomatici, questo deve indurre la cittadinanza a partecipare ancora più numerosa, sia nel pomeriggio di oggi che durante tutta la giornata di domani, a questo importante evento di monitoraggio sanitario della popolazione. Questa azione preventiva e di screening di massa ci consentirà di arginare la diffusione di questo virus e di far sì che la popolazione e l'utenza non arriva negli ospedali, ad intasare gli ospedali, che si possa tenere i pazienti a domicilio. Abbiamo anche come territorio pubblico distrettuale organizzato le USCA, cioè le unità di continuità per il Covid, che sono molto attive nel territorio. Anche la città di Chieti ha una postazione fondamentale con 3 medici che monitorano i pazienti a domicilio e poi li seguono in tutto il percorso fino alla guarigione e li seguono nella terapia. Un'ottima azione messa in campo anche dal nostro direttore generale in concomitanza col sindaco, che per ruolo è anche medico, quindi conosce il territorio. E la risposta che oggi stiamo cogliendo in questo screening ci fa capire che anche la popolazione è pronta a capire l'importanza e gli sforzi che stiamo facendo per aiutare la società.